Senslash compari e bentornati su Giochi di Giornata. Oggi con il vostro Archdart ho deciso di venirvi un po' incontro con questa build. Molti nei commenti, sulla pagina, coi segnali di fumo mi hanno chiesto aiuto in ogni modo. Aiutami Archdart, voglio realizzare anch'io un computer a poco, andando nel mercato dell'usato, trovando aste, però non me la cavo con la compravendita, però mi perdo, però di qua, però di là. E per cercare di venirvi ancora di più incontro, invece di fare una guida dove vi dico ripetutamente sempre le stesse cose della serie state attenti alle aste, comprate questo, non comprate quello, che alla fine diciamo un po' poco pratico e vi è poco di aiuto, ho deciso di fare una via di mezzo, ovvero ragazzi oggi costruiremo insieme un computer. Un computer sui 300 euro, attenzione sui 300 euro, perché quando vi addentrate in questo mercato, in questo giro, in questa scuola di pensiero di come costruire un computer cercando di risparmiare sull'usato stando attenti ai componenti, dovete essere un po' flessibilini. Ma non perdiamo altro tempo ragazzi, passiamo subito al solito giro eBay, alla build, ai benchmark e alle considerazioni finali. La differenza in questo caso però è che sotto nella descrizione troverete alcuni link selezionati da me mentre navigavo nelle aste, mentre compravo per fare questo computer, di componenti qui e lì con qualche considerazione. Badate bene che non è la stessa identica build che vedete qui, ma ci si avvicina, prezzo più o prezzo meno. Magari cercando su eBay riuscite a fare un computer anche superiore a questo, l'ho fatto io stesso col PC da 100 euro risparmiando. Quindi ragazzi, diciamo che questa è una guida, un modo per farvi entrare in questo mondo, in questa scuola di pensiero di come comprare la roba e di come iniziare, e lo facciamo insieme. Procediamo quindi senza perdere ulteriore tempo al giro eBay. Iniziamo questo giro eBay con 300 euro, l'ho subito intaccato con questa combo P5QL Pro, scheda madre dall'ottimo potenziale di overclock, e Q9550. Ci ho aggiunto 8 GB di RAM che già avevo, ho cercato di fare il conto di quanto li si trova all'asta, questo è più o meno il prezzo ragazzi. Un alimentatore da 600 watt 80 plus bronze è il minimo per avere delle buone prestazioni in un computer da gaming, in questo caso uno Sharkoon, l'ho pagato relativamente poco, sempre con le proposte d'acquisto, come sempre link in descrizione per questo genere di articoli. Proseguendo ragazzi, un hard disk veramente terra terra, un Caviar Blue da 320 GB, l'ho pagato 14 euro, vi lascio link anche ad hard disk superiori e veramente ragazzi l'ho preso così proprio per rimanere il più basso col budget possibile, ma possiamo avere di meglio. Sulla scheda grafica ragazzi, un'offertona vinta da me, R9 290 115 euro, l'ho presa semplicemente perché allo stesso prezzo stavo per prendere una 7970 che era più azzeccata in questa build, tuttavia non era il caso di prenderla anche perché un R9 290 è molto più potente. Non viene sfruttata al massimo da questo processore, però noi in questo modo sfruttiamo al massimo il processore. Mentre invece come case io già l'avevo, e ragazzi il case è un po' difficile da suggerire, sull'usato su Subito li trovate a 20 euro come vi ho segnato il valore che avrebbe questo case sull'usato, tuttavia io vi consiglio di comprarlo comunque nuovo perché con le spedizioni rischiate di arrivare veramente allo stesso prezzo. Quindi ragazzi, questi sono i componenti che ho scelto io, che sono riuscito a trovare io nel più breve tempo possibile. Non perdiamo altro tempo, vediamo come va questo computer, passiamo alla build e ai benchmark.
questo, ragazzi miei, era il computer da 300 euro fatto in 448 per essere molto easy da costruire per chiunque, anche per chi non è esperto di eBay. Che dire, considerazioni da fare? La R9 290 sta subendo un pesantissimo collo di bottiglia. Per chi non sa di cosa sto parlando, praticamente... Ebbene sì, ragazzi, il punto è che non è per forza una cosa negativa, ovvero è vero che sta limitando la R9 290, ma è anche vero che in questo modo noi dal nostro processore Q9550 abbiamo estratto tutto quanto il potenziale gaming che potevamo tirargli fuori. L'ho overclockato a 3.4 GHz perché oltre non riuscivo a renderlo stabile per non perdere troppo tempo ottenendo relativi benefici vista la potenza della scheda video, mi sono limitato ai 3.4 GHz. Parlando di dissipatori superiori, sempre alle aste mi sono reso conto che alcuni costano veramente veramente poco. Addirittura, ragazzi, ho trovato un dissipatore a 3 euro più 7 di spedizione, quindi 10. Ho fatto un'offerta forfettaria per 33 euro, mi sono portato a casa uno di questi dissipatori economici della Xigmatek e un Cooler Master Hyper 212 Evo, che è uno dei dissipatori aftermarket più ricercati. Sono usati, però mi sono arrivati in ottime condizioni, le ventole funzionano benissimo. Preparatevi, ragazzi, quindi a un prossimo video che vi faccio già intravedere. Uno di questi dissipatori lo userò per overclockare un Q6600. L'obiettivo? Creare un clone della PlayStation 4. Nei prossimi video vedremo anche quanto effettivamente questi dissipatori ha senso comprarli o meno. Infatti li metteremo alla prova contro dei dissipatori stock della Intel e contro i dissipatori che ho avuto su alcune di queste schede madre che avete visto nei video dei PC precedenti. Oltretutto proveremo anche il fattore bottleneck. Ho per le mani ancora un Pentium, ho dei dual core, ho un quad core e ho il mio i7. Vedremo come si comporta una scheda video di fascia alta su queste configurazioni. Siete curiosi? Volete sapere di più? Volete altri esperimenti sui computer o volete vedere altre build come questa? Scrivetemelo sotto nei commenti, dimostratemelo con un bel like, con una condivisione a questo video e iscrivetevi al canale. Mettetemi like su Facebook, seguitemi, insomma, ragazzi, i social li ho tutti quanti scritti sotto nella descrizione, dove trovate, ve lo ricordo ancora, anche componenti, link agli acquisti su eBay per aiutarvi a costruire il vostro computer bang for buck e riuscire a giocare senza svenarvi. Nella prossima puntata, come ho detto, cercheremo di mettere alla prova le nostre build usate contro la PlayStation 4 e la Xbox One. Che dire, ragazzi, con questo è tutto. Archdart chiude e alla prossima!